Problema 93, Libro Romeni. Un camion trasporta un container, coefficiente attrito statico fra il pianale del camion e il container è 0,40. Il camion affronta una curva circolare di 50 metri di raggio, determina la massima velocità che può tenere senza che il container scivoli sul pianale. Questo problema è simile a uno già fatto in un video precedente e che avevamo risolto dal punto di vista del sistema di riferimento inerziale esterno, dove la forza centripeta era la forza d'attrito, che faceva incurvare la traiettoria del container poiché generava l'accelerazione centripeta. Adesso risolviamo questo stesso problema dal punto di vista del sistema di riferimento non inerziale, quindi immaginiamo di metterci sul camion e allora oltre alla forza centripeta, che è sempre la forza d'attrito, sentiamo anche la forza apparente, la forza centrifuga, che ci spinge verso l'esterno della curva. L'espressione di questa forza centrifuga è m v alla seconda su r, dove v è la velocità che sta tenendo il nostro sistema di riferimento rispetto al sistema di riferimento inerziale esterno. Siccome tuttavia dal punto di vista del sistema di riferimento non inerziale, quello che è in curva, cioè il camion, il container sta fermo, perché se io sto sul camion vedo che il container è fermo rispetto a me, allora non accelera il container. E questo vuol dire che la forza totale sul container è zero, perché infatti non produce accelerazione. Questo significa che queste due forze sono uguali opposte, quindi la forza d'attrito è uguale alla forza centrifuga. In pratica la forza centripeta e la forza d'attrito equilibra questa forza apparente, la forza centrifuga, poi naturalmente c'è il peso del camion, e qui il disegno è visto da sopra, quindi la forza peso va verso il basso e c'è la forza vincolare del camion sul container. Però, come sappiamo, il peso del container e la forza vincolare che gli fa il pianale del camion si annullano. Quindi le uniche due forze che rimangono sono queste due, che si annullano anche loro perché la forza totale deve essere zero dal momento che il container rispetto a chi sta sul camion rimane fermo. Quindi vediamo che alla fine l'equazione che risolve il problema è la stessa che avevamo trovato anche nel caso del primo procedimento, cioè mettendoci dal punto di vista esterno del sistema di riferimento inerziale. Infatti nel punto di vista esterno la forza centripeta mv al quadrato su r, la forza centripeta era la forza d'attrito, quindi forza d'attrito uguale mv alla seconda su r. Qui invece forza centrifuga uguale forza d'attrito, perché sono due forze uguali opposte. La massa si semplifica, vuol dire che non ha nessuna importanza la massa del container. La forza d'attrito naturalmente è il coefficiente d'attrito statico, sarebbe Ks per la forza normale che schiaccia il container contro il pianale del camion, che è, questa forza normale è il peso del container, quindi la massa si semplifica, troviamo la velocità, sostituiamo i numeri e se non sbaglio questa formula coefficiente d'attrito Gr era la stessa che avevamo utilizzato per risolvere l'altro problema che era simile a questo dal punto di vista del sistema di riferimento inerziale esterno. Alla fine il risultato è 14 metri al secondo, che portato in chilometro orari sono circa 50 km orari.